pensato che era giusto interpretare l'atleta nella sua un po' figura più reale, dandogli un bel movimento e facendo far risaltare proprio il dinamismo. Questo è uno studio di massima, è uno schizzo, però già dall'idea quello che può essere la scultura finale. Questa è la fase della cera, dove questa è una scultura a mettere, ad aggiungere, al contrario della scultura in marmo che si toglie. Qui la cera si aggiunge, quindi io vado a vedere dove bisogna aggiungere i volumi. Tutte le fasi che abbiamo visto, no? Partendo dal disegno, dalla cera, siamo arrivati alla scultura definitiva.